Il 2014 per i videogiocatori appassionati sarà un'annata fenomenale. Oltre alle tante esclusive, a ravvivare gli spiriti videoludici ci saranno una marea di interessanti multipiattaforma. Anni di spin-off e storyline secondarie stanno per essere accantonati dall'unica conclusione possibile, il tanto atteso terzo capitolo del crossover tra Final Fantasy e i personaggi Disney. Lo sviluppo è ancora in una fase embrionale, ma Tetsuya Nomura è intenzionato a mettere la parola fine alla saga dei Dark Seeker attraverso un marcato passo avanti in termini di gameplay e tecnologia. Dopo i successi riscossi con Dead Island e Dead Island Riptide, i polacchi di Techland hanno deciso di proseguire sulla strada dell'invasione zombie, infettando in questo caso le console di nuova generazione. Dying Light, in arrivo nel 2014, si presenta come l'ennesimo survival horror in prima persona, le cui peculiarità è l'inserimento della componente parkour al gameplay, proiettando l'azione in una dimensione verticale mai vista prima. Diventata in breve tempo famosissima grazie alle sue semplici ma intuitive dinamiche ed un gameplay divertente ed immediato, la serie Trials si arricchisce nel 2014 di un nuovo esponente. Fusion arriverà su console di vecchia e nuova generazione, portando in dote un sistema di acrobazie tutto nuovo e un motore grafico e fisico in buona parte rinnovato. I maestri polacchi di CD Projekt tornano nel 2014 con la terza ed ultima avventura dedicata a Geralt di Rivia. The Witcher 3 segue un percorso di crescita che ha interessato tutta la saga dalle origini, presentando non solo un comparto tecnico stratosferico, ma anche una struttura di gioco finalmente open world. Tra nuove IP e insolite killer application, Blizzard rinnova Diablo 3 grazie a un add-on d'eccezione. L'espansione Reaper of Souls offrirà al giocatore un nuovo atto per la campagna, da giocare in solitario o in compagnia di tre amici, e una classe tutta da scoprire. Ma l'offerta di Blizzard non è finita qui, grazie a un level cap incrementato a 70, un drop rate completamente ribilanciato, nuovi dungeon ed esclusive feature per il gioco online. Con grande sorpresa generale, Telltale e Gearbox hanno annunciato una collaborazione che si prospetta a dir poco interessante. Nel 2014 prenderà il via Tales from the Borderlands, una serie episodica firmata a Telltale e ambientata nel mondo di Borderlands. Del gioco si conoscono per ora pochissime informazioni. I protagonisti non saranno veri e propri Vault Hunter, ma avranno a che fare con gli strambi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nei capitoli della saga. Il gameplay sarà probabilmente un ibrido tra lo shooter e il punta e clicca, con risultati che possiamo solo immaginare. Listen, kiddos, just handsome Jack. You want every part of this insanity. Nel corso del 2014 arriverà anche l'attesissimo di Elder Scrolls Online, versione MMORPG del ruolistico targato Bethesda. Le vicende, sulle quali Bethesda deve ancora far completamente luce, si ambientano un millennio prima degli eventi di Skyrim, in una versione dunque piuttosto differente delle terre di Tamriel. Per nulla differente o quasi il sistema di gioco, che fonderà le sue radici proprio nella quinta incarnazione di The Elder Scrolls. Arriva nei primi mesi del 2014 anche The Crew, racing arcade di Ubisoft che punta soprattutto sull'aggregazione online, per quello che potremmo definire una sorta di racing MMO. Le dinamiche mescolano vere e proprie sessioni free roaming con tutta una serie di eventi dall'alto tasso adrenalinico, caratterizzando una struttura che ricorda da vicino un mix tra Need for Speed e Test Drive. Atteso già in apertura di quest'ottava generazione di console e poi inaspettatamente rimandato, Watch Dogs è una delle IP promettenti per quanto visto convincenti di questo 2014. Il titolo Ubisoft riprende alcune delle dinamiche di gameplay già viste in Assassin's Creed e Far Cry, aggiungendoci un pizzico di GTA e declinando il tutto all'interno di un setting moderno ottimamente caratterizzato. Un action free roaming in cui aspetti shooting, di guida, close quarter combat e dinamiche di hacking si uniranno per un'azione a schermo sempre esplosiva e coinvolgente. In this city, no one can hide from me. Due sono i milioni di dollari investiti dal talentuoso Jonathan Blow nella realizzazione di The Witness, particolarissimo puzzle game di cui vanno ancora ben definiti i contorni. Al momento sappiamo che l'intera avventura sarà ambientata su un'unica isola divisa in sette aree e che il giocatore potrà muoversi liberamente tra esse tentando di superare le oltre 450 sfide di logica, deduzione e osservazione offerte.
Cavalcando l'onda del successo del recente reboot di Tomb Raider, Crystal Dynamics ne vuole proporre una versione riveduta e corretta per Xbox One e PlayStation 4. A livello di gameplay non ci saranno novità. A subire una revisione sarà dunque solo il comparto tecnico, forte di un nuovo modello completamente rifatto per la protagonista, nuovi algoritmi per la gestione dell'illuminazione, interazione ambientale rivisitata e infine la chiacchierata 3SFX, tecnologia per rendere realistica la simulazione dei capelli di Lara.